Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore 25 e siamo qui per un nuovo video di quella mini serie di video che vi avevo promesso su vecchi ricordi. Bene, passiamo subito ad analizzare l'argomento di oggi. Questa è la mia solita tavola, la tavola d'espositore. Oggi vi voglio portare ai vostri occhi non uno ma ben tre ricordi, che più che ricordi io avevo avuto la sfortuna di darli via, sono riuscito a ritrovarlo grazie a un sito famoso che non citerò, ma tutti sanno, per comprare oggetti su online. Su questo sito ho trovato tutte e tre queste meraviglie e ora ve le propongo una dopo l'altra. Per prima facciamo mettere a fuoco. Sì, vedete bene, Pokémon giallo, che a parte l'etichetta davanti un po' rovinata, mi sembra in buono stato. Tutto dietro la vite. Però questo l'avevo comprato come salvataggi che effettuano, invece non li effettua. Cioè, nel senso, la prima volta me l'ha fatto, adesso non li effettua più i salvataggi, quindi dovrò far aprirla e modificarla per permettere i salvataggi nuovi. Poi vedrò se fare un video per farvi vedere come fare, che è una utile guida. Ora passiamo alla seconda chicca. Questa, diciamo che giallo è stato l'unico Pokémon delle prime, diciamo, prime generazioni che ho avuto. E poi vabbè, parlerò in generale delle cassette. Però giallo fu l'unico che ebbi veramente da piccolo. Poi passiamo a Tada, Pokémon rosso. Questo è tenuto ancora meglio. Come potete vedere, questo è praticamente in perfette condizioni, non ha problemi. Invece quest'altro era anche sporco. Poi sul nome, invece questo è praticamente perfetto. Scusate l'interruzione, ma c'era il mio gatto che rompeva i coglioni. In un video magari ve lo mostrerò, il mio super gatto che rompe. Eccolo, Pokémon rosso. Ora passiamo alla terza chicca. No, già lo mettiamo sopra. Pokémon blu. Anche questo è tenuto in condizioni veramente eccelse. Fantastico. Vediamo se riesco a inquadrare qua sopra cosa c'è scritto. Si legge Made in Japan. E poi Pat Pend c'è scritto. Comunque tutte e tre in condizioni fantastiche. Giallo un po' rovinato e ho scoperto dopo un po' che non effettua salvataggi, ma poi vi farò vedere magari in un video se riesco come si fa a permettere i salvataggi che funzionano. Non l'ho mai fatto, ci tengo a precisare che non l'ho mai fatto, però credo di poterci riuscire. Queste sono le tre cassette che ho acquistato su quel sito che vi dicevo, che non nomino, però che molti di voi capiranno. E niente, passiamo magari a descrivere un po' le cassette, perché siamo appena a 3 minuti di video. Passiamo con rosso e blu, che furono i primi giochi di Pokémon che uscirono. Per chi magari non sa tutte le informazioni su Pokémon rosso e blu. Adesso vi vado a parlare un po' più in dettaglio. Comunque, come potete vedere, le cassette sono abbastanza in buone condizioni. Allora, Pokémon rosso e blu all'inizio mostra una lotta tra Kadabra e Mewtwo. No, questa è su Wikipedia. Scusate, sto leggendo perché non posso ricordarmi tutto. Uscì il 27 febbraio del 96 in Giappone, mentre nella nostra cara amata Europa nel 99. Io non lo comprai, mi ricordo. Pokémon rosso e blu uscirono nello stesso periodo. Rosso era rappresentato da un Charmander alla schermata d'inizio e blu da uno Squirtle. Poi sulle copertine hanno i loro finali, Charizard e Blastoise. Però c'è una chicca su questi due Pokémon, insieme al verde che non è mai uscito in Europa. Questo
Questi tre furono gli unici Pokémon da ora in poi che presentano l'evoluzione di uno starter come copertina, perché poi se ricordate bene, argento mostra Lugia, oro mostra Ho-Oh, cristallo mostra Suicune, smeraldo mostra Rayquaza, rubino mostra Groudon, Zaffiro Kyogre e così via. Poi Zekrom, quelli lì non ricordo. Inoltre, a parte questa chicca che vi ho appena detto, non c'è niente da dire, sono usciti entrambi nel 99, presentano i primi 151 esemplari di Pokémon e quindi trattano la prima generazione. E quindi, adesso, quindi, per direi che per rosso fuoco e giallo e rosso e blu è tutto. Ora vi analizzo un po' in dettaglio giallo. E poi chiudiamo il video, che se viene un po' più corto di certo non mi offendo, perché l'altro ci avevo messo un casino a scaricarlo. Questo si chiama Pokémon Pikachu Special Edition ed è giallo. Questo, ragazzi, fu lanciato sul mercato nel 98 in Giappone, cioè 2 anni dopo, e no, da noi nel 2000 addirittura. Questo Pokémon vede come protagonista Pikachu e noi. Perché nella storia noi non prenderemo nessuno dei tre starter, ma anzi arriveremo tardi e il nostro avversario, che io chiamo sempre Gary nel gioco, ci allontanerà e prenderà un Pokémon. A questo punto a noi Ox regalerà un Pikachu. Questo Pokémon è stato fatto principalmente per rispecchiare la trama dell'anime, che fu lanciato un po' prima del gioco. Allora, vedendo il successo dell'anime di Ash, di Pikachu, del Team Rocket, gli sviluppatori Nintendo ebbero la grandissima idea di creare un Pokémon ispirato alla storia. Nel senso, tu che parti con Pikachu, che puoi catturare i tre starter, cioè Charmander, Squirtle e Bulbasaur, e che affronti il Team Rocket, però formato appunto da Jesse, James e Meo, non come Team Rocket generico degli altri giochi. La versione gialla uscì appunto nel 2000, ho detto. E niente, l'ho detto, principalmente le caratteristiche. Si ispira al vecchio. Si ispira alla storia dell'anime. Quindi è un Pokémon, diciamo, non completamente diverso, perché alla fine la storia è la stessa. Però si ispira, ispirandosi all'anime, puoi catturare tutti e tre gli starter. Io non ricordo di averlo fatto, ero un bambino. Però si può, me l'hanno detto ed è sicuro. E poi ci rigiocherò, ragazzi, se riesco ad aggiustarlo. E appunto, si ispira all'anime, puoi catturare gli tre starter e parti con un Pikachu. Il che è una cosa bella, perché Pikachu è un bel Pokémon. Quindi niente, ragazzi. Per questo video, stavo notando una cosa, è un po' allentato per questo giallo, però comunque è un bel affare, vedi. Rimetto di fila con la visuale completa. Per il secondo video di Un tuffo nel passato, nel quale tratto tre Pokémon, giallo, rosso e blu, è tutto. Questa qua è una chicca che volevo dirvi, era da tempo che trattavo per comprarli e poi alla fine ci sono riuscito e non me li sono fatti sfuggire. Se ce la faccio in un futuro, comprerò altre cassette di ovvio di giochi che mi piacciono e poi ve li farò ovviamente vedere. Comunque, questa io ci tenevo a farvi vedere le tre cassette che ho acquistato. Sono soddisfatto, anche se questa non salva. Proverò a ripararla e se magari ci riesco anche in un video, poi magari facendolo davanti a altre camere per voi. Perché, ragazzi, è una cosa semplicissima. Ho visto da un video di una persona inglese, è una cosa semplicissima aggiustarli, perché dentro sono dotate di una batteria piccolina tipo quella degli orologi, che dopo circa 7 anni deve scaricarsi, quindi per quello potrebbe essere che non salva, perché si vede chiaramente che questo è stato usato molto di più di questi due. Questi due sono praticamente intonsi, questo è molto utilizzato, però alla fine è positivo. Va bene, ragazzi, chiudo il video qui perché si sta allungando troppo. Da Dicore 25 è tutto. Lasciate un bel mi piace al video come sempre, commentate, fatemi sapere se avevate anche voi questi giochi.
le campane dietro che non possono mancare. Con queste campane io chiudo il video, lasciate un mi piace, un bel commentino e chi non fosse iscritto iscrivetevi. Niente ragazzi, con questa lista dei 3 giochi Pokémon che ho acquistato è tutto. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!